così simpatico. Magalli! Che? Che? Sta sposta per favore! Ma che fa? Ma proprio adesso deve passare, scusi, stop! Oh, io sto a fare lavoro mio, so! Ma non lo deve fare io qua! Sto pulì. Non lo deve fare adesso! Io ma sto... perché non lo devo fare adesso? Quando è sporco se deve pulire, mica quando è pulito! Ma io sto aspettando la goggia e lei passa con lo ma scopettone! Che ma che è po'? Se, ma lei... che è po'? Ma lei chi è? Scusi. Come chi sto? Si vede? No. Sono una che sì, fa le pulizie, so. Giovanna Fulgida! È stato un caso il cognome, non so se ha capito. Sì, ecco, ma la Goggi dov'è? Scusate, perché la signora... Stavo sembra... dicendo prima che gli importa. Ma a che gli serve? La Goggi. Che ci deve fare lei con la Goggi? Quella avrà preso un corpo di vento e se n'è nata. Ma è colpo di d'altra parte, guardi, signor Magalli, lo sanno tutti, che quella come sente in soffio d'ebbrezza. Ah, quella è vera. Sparisce. Lei con la brezza. Se ne va, vabbè, sparisca pure lei, però. Signor Magalli! Ancora. Comunque, ricordo il fatto del parco scenico, se lei lo fa risplende, c'è so io! Lei può stare tranquillo, io faccio risplende tutto. Io ci ho pensato bene, sa. Io a Sanremo potevo far risplendere la scena tutta da sola! Lei a Sanremo, al posto di Mike, magari, buongiorno. No! No, Mike no, perché io, sa, purtroppo ho tante doti, ma l'americano non lo parlo. E beh, perché lui lo parla, se ne parlando mai. Vabbè, insomma. Sì, e non l'italiano. No, ma la smetta. Senta. Io parlavo... Deve venire la dell'opportunità di fare la Marini. Ah, lei vorrebbe... la Marini avrebbe voluto fare. Beh, perché? Che c'è di male? Che non sono uguale. Secondo voi io non sono uguale alla Marini? Guarda che ho fatto d'atteggiamento, perché io non so esaltare la mia femminilità. A reggi, magari. Ah, ma pure lo scopettone. A reggi! Che deve fare? Non credo ai miei occhi. Non ci posso credere, veramente. Proprio io, che tutti dicono che non ho cervello. Va. Sono stata invitata come ospite d'onore. Se lo sapesse Peppino Patroni Griffi, sono stata invitata come ospite d'onore ai cervelloni e tutto di... Non è che questo è scherzi a parte? Ma sai che... Allora? No, vabbè, non sono uguale? Insomma... Vuole dire che non c'è so mio? Come voce? Dai, va! Come voce, forse, esteticamente, insomma... Ma come sarebbe a dire? Passa la metà lei della Marina. Poi non vorrà paragonare la mia de bravura in confronto a quella da Marini, non cominciamo no, a fare. No, la bravura siete pari, è come quantità che non vi vedo molto. La cosa che più mi scoccia a me, che? De non essere nella Sanremo, è perché poteva avere un flirt con... Con chi? Cucciolo. Chiambretti. Ah, Chiambretti. Ma che se lei si vuole con male? Piano, Si odia, perché voleva avere un flirt? Male. È masochista, perché? Masochista? Che borghino? A uno... Vabbè, comunque, scusi, lei fino a ieri che sapeva dei Chiambretti? Che si chiamava Pierino La Peste. Beh, dopo che ha incontrato la Marini gli hanno cambiato pure il soprannome. E come si chiama lei? Pierino La Sveste. Allora, questa è una cosa... Adesso abbiamo la donna delle pulizie che fa le battute. Dovrei ridere? No! Rido. Signor Magalli, tenga, ancora. Lei non si deve affaticare. Ah, se gli serve qualche cosa, lei se rivolge a me, ci penso io. Risata? È pronto? Risata. Rido, Agarrà. Ha visto, sì o no? Ho indovinato, la Carrà. La Carrà. Come ride lei, a comando voi, Vero, a proposito, signor Magalli, lei che è uno che è di televisione, insomma, se ne intende, che ci avrà avuto da ride a caramba che sorpresa la Carrà? Oh, guarda che era l'unica in Italia a ride in quel programma che faceva, vero Piagne? Sì, per cortesia, non Mamma è vero. Era un programma di sentimenti, era commovente. Ma la Goggi dov'è? Me la portate via questa? Ma che ce deve fare con la Goggi? Lei ma non ce quello deve, che mi pare, ma posso parlare con lei? È una mina vagante questa, levatela. No! Che? Mina! Sì. Mina sì, ma no vagante! Candante! Ma chi lei? Perché? Che mi manca? Almeno 100 kg a occhio. Vabbè, ma quello uno può pure cambiare. E saprebbe... Ma insomma, non lo so, provi a ingrassare. Le piacciono i dolci? Mangi un po' di dolci, quelli aiutano. I dolci? Perché lei non sente nemmeno più le parole delle canzoni. Lei presenta tutto, ma non sente i testi. Come fa? Caramelle non ne voglio più, le rose violi questa sera raccontale un altro, e ogni mia rosa mi fanno sognare,
Quando una cosa mi va, mi va. Qua... Vado bene, eh? Vado avanti. Sa dove deve andare? No, deve andare a pulire, scusi, allora, a pulire da quella parte. Io vado a pulire da quella parte, ma lei un'occasione me l'ha data. Sì. Verrà il momento, eh? Il momento è venuto, è venuto. È venuto? Il momento è venuto. Tocca a me? No, pubblicità. Ci vediamo fra due minuti. Ho trovato ma... giusto, però. Ma la coggi, ho trovato veramente... Scusate, scusatela. Via, 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 pulire. Che via, via, non deve passare qua. Signor Magalli, buonasera. Ma scusi, noi abbiamo fatto una commovente cerimonia. Scusi, eh? Mi hanno consegnato il pallone. Ho giocato a pallacanestro, sto esalando l'ultimo respiro, lei passa qua e pulisce. E io l'asciugo, vuole che l'asciugo, no, signor voglio. Magalli. Non voglio, voglio essere una vada. Sporveratina, una pulita, che vuole? Che vuole lei? Io sto qua per bene suo, sa, poi alla fine a me che mi importa. È quello che dico io. Sto qua per lei, per voi. Che deve per fare? La trasmissione, per pulire, per far splendere sto spettacolo. Questo già splende di suo. Guardi, abbiamo lei... i campioni qua. Non si rende conto, quanti ne ha chiamati? Dai, forza, conta. Sono 11. 1, 2, 3, 4, 5. Allora lei con me risparmierebbe un sacco. Perché? 7 col prezzo di uno, li fa tutti io. Oh, basta che mi arrabbio. Ma che va? No. Ma lei. Comunque. Ma non ci credo. Lei può fare degli artisti al massimo. Sicuramente, anche le coppie celebri. Fa fare tipo Arbano e Romina. Nel sole no allora no. Potrei provare a fare Raimondo e Sandra. Come li fa? Raimondo e Sandra sarebbero un po' ma Sandrina fa il piacere, ma fa il piacere alla tua età, la tua età ancora a fare spirulino, a fare la ragazzina. Ma dai Sandra, smetti, non ti vergogni, non ti vergogni. Vabbè, che io sono stufa, Raimondo, io sono stufa, io e te, tu e io e te che noia, che barba, Vabbè, ho capito. Senti, su me che cosa faresti te se non ci fossi io? Cosa farei? Signor Magalli, cosa farei se non ci fosse lei? Mi divertirei, ecco cosa farei, mi divertirei. Ho capito, Fulgida, basta. Giovanna, mi dia pure Giovanna, tu. Ho capito, diamogli un tempo, perché io ho capito com'è, lei è proprio è senza fine, lei non... Esatto, mi regge questo un attimo, ancora? Scusi. Senza fine, lei ha detto una parola magica. Senza fine, tu trascini la nostra vita. Senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare. No, no. Vabbè, allora peggio no. Lei. Comunque, no. Sia chiaro, verrà il momento. Verrà il momento. È venuto il momento. Il momento è venuto. Quando viene lei è il momento. Pubblicità, ci vediamo fra due minuti. Ma non vale, ma non è giusto. Ma non è giusto. Ma non faccia così, ma c'ho un occhio, sì, è buona. Ma lei è una calamità. Scusi, che te, Corinne, non ci... ma con quei piedi, con quei sarti che fa non quando ci pulisca i piedi, che poi non si sposa signor più. Signor Magalli? Non lo sa come funziona. Signor Magalli? Che vuole? La vedo un po'... Che mi vede? Sto parlando con la sua Bonuglia. Scusi un attimo. Corinne. Mi cacciano. Tu no, ti cacciano. Corinne ha preparato... Approfitto della presenza molesta della signora delle pulizie, perché Corinne ha preparato. Ma che dall'altra parte? Non sto parlando di lei, vada via. Ha preparato un numero molto carino, un balletto ispirato a dei personaggi dei fumetti molto simpatici. Però ci vuole un attimo di preparazione. Sì. Allora tu vatti a preparare. Corro. Un minuto, che vuole? Ma come che voglio? Gli voglio dare una pulitina pure a lei. A me, ma che mi devo. Sì, me regge un po' questo. Scusi. Ancora questo. Me regge questo. Che? Gli devo dare una spolveratina, lei mi si sta a coprire di polvere. Io mi copro sì, di polvere. Sì, come tutti quelli che fanno la televisione oggi. State qui, fermi da anni, sempre gli stessi. Ma non dica a così. A presentare, a far l'ospite. Ma non è vero, sono 9 anni che lavoro. Ma quando è spostato, dico io. Grazie. Sarebbe ora di chiamare qualcuno che la televisione non la fa più, di dare una rispolveratina, che ne so io, a... A Gianni Torelli, per esempio. Ma quello lavora, fa il teatro. Immensità, io lo so. Oppure guardi, a sì. Quell'altro, come si chiama? Che ne so. Erosi. Sì. Erosi, quello che dice che gli è cambiata la vita da quando gli è nata la figlia, Aurora.
dice, oh, ma è cambiata anche l'espressione, la faccia. È vero, sa, da così a così. Sempre uguale, ma no, ma Ramazzotti. Beh, non è che c'è una faccia tanto vabbè, diversa. Ma... quante espressioni ci avrà Ramazzotti? Questa una, e questa? Una in no? piedi e una seduta, però sono le canzoni belle. Ma infatti lui come è nata la figlia? Ha cominciato a cantare come un pazzo. Che e ci sei adesso tu a dare un senso ai giorni miei. A dare un senso, ma lei lo capisce? Sta povera creatura con che razza di responsabilità è nata? Deve dare un senso ai giorni dei Ramazzotti, guarda che c'ho qua. Ma lei vuole sindacare pure su questo. Non hanno problemi suoi e della madre, della moglie. Ma dica lei, se mo sta Butziger lì, Butziger. Unziger. Unziger, mai ho detto. Butziger. Uguale. Se sta... Unziger. Se sta Unziger, la madre gli poteva venire in mente una cosa peggiore di quella, di mettersi con Ramazzotti, dico ma che razza di idea! Ma perché? Quella è bravo, lei è bella, lei sarà stata pazza, sarà stata pazza ecco, di lui. Ha detto la parola magica! Ah. Pazza, lei ci ha avuto un'idea. Mi regga un po'. Ancora. Pazza idea di far l'amore con lui e intanto di stare a vivere con te. Pazza, pazza, pazza idea, sentirti mio. Io ho capito, no, io ho capito. Ma magari... lei usa qualunque mezzo. Ma lei sta per criticone un po' troppo. Si riprende a canovaccio qua. Senta, ma comunque verrà il momento mio, sì o no? Verrà. Moderà, cioè un'opportunità, per ora non è venuto, ma verrà, più verrà, tardi. Verrà, adesso è il momento. Stanotte, allora, ecco, vada. Verrà. È venuto invece il momento di vedere questo l'acqua. Sotto l'acqua e vedere i pesci senza maschera, senza boccaccio. Ma lo vedremo dopo, sempre. Bello. Chi è quella pazza davanti alla telecamera? Che sta facendo? Sta pulendo le telecamere. Ma quella telecamera in onda pulisce. Signor Magalli, questa prima o poi a me inquadra, me inquadra. Poi, basta, più fa così, poi. Ma perché la dovrebbe signor inquadrare? Magalli, basta con queste straniere, con queste raccomandate. Che se crede che non lo so io perché lavora Wendy? Ma non è raccomandata. Glielo dico io, lo sa perché lavora Wendy? Perché? Perché è la figlia di Don Lurio. La figlia di Don Lurio, non è vero. Lo sanno tutti. Ma non è vero, non è la figlia sì, di Don Lurio. Sì, signore, che no, è vero. Non è vero, parlano uguale. Sarà la sorella della Parisi. Ma non è neanche la sorella della Parisi. Non sia così. Non abbia pazienza, insinuare. Lei non presta attenzione. Questi sono tutti uguali. Parlano... Scusi. Parlano tutti nello stesso modo. Sono parenti. Oh, io c'ho orecchio, signor Magalli. Io c'ho orecchio. Allora, voglio una dimostrazione. Se la voglio, ce la do io la dimostrazione. Guarda l'orecchio. Comunque ci vuole un momento per me, me lo darà prima. Dopo poi. Glielo do. Vorrei passiamo alla quarta mio. Invenzione. Vorrei quarta il mio momento. Cosa? Famo sparista roba, andiamo, tutte queste lezioni strampalate, ecco, brava bisogna signora, pulire qua. Che c'è bisogno andiamo, di pulire. Fate presto. Di pulire qua perché adesso abbiamo sentito che roba. Ma è una roba terrificante, oh. Pulisca bene, pulisca andiamo. Bene. Forza, riga, andiamo, famo sparire tutto. Ha fatto sparire tutto. Senta, io non io voglio che qui torni a risplendere tutto come prima. E anch'io lo vorrei. Ma lei... adesso però si può per portare risplende. Via pure il maestro. Come fa a risplendere? Glielo dica lei, maestro. Non lo so. Come fa a risplendere sta scena? Si non c'è sto io. Ma io. Davanti all'orchestra, qui, bella! Vuole, vabbè, la, vuole l'occasione. Vuole un l'occasione. Tipo, no, proprio bella. Beh, diciamo. No, proprio bella. No, un tipo, di scena, diciamo. Dai, ma gli su dammi. Vuole la grande occasione, ho capito, è tutta la sera. È tutta la sera che me lo chiede. Io e lo allora, chiedo per cortesia. Visto che abbiamo questa invenzione, un'invenzione molto particolare. Da mostrare ancora questo scooter subacqueo, ci vogliono 2 minuti per prepararlo. 2 minuti. Se il pubblico è d'accordo, le diamo l'occasione di esibirsi a questa signora. Siete d'accordo? Ieri! Non vi lamentate poi. Non vi lamentate. Signor Magalli? Va bene. È vero? Ha 2 minuti di tempo. 2 minuti! Per farci vedere quello che sa fare. Glielo tengo io. No, tanto vado di là che mica posso cantare così, eh. Io pure ho una dignità. Bisogna andare a preparare. Ci vado a preparare allora. Scusate, andiamo. Forza.